Buonasera al pubblico delle conversazioni su Dante organizzate dalla Fondazione del Corriere della Sera, che tra l'altro voglio ringraziare nelle persone del presidente Pier Gaetano Marchetti, del direttore Roberto Stringa e dell'organizzatore intelligente e partecipe che è Andrea Moroni. Conversazioni che, lo ricordo, sono patrocinate dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 2021 nel settecentesimo della morte dell'Alighieri. Dunque, questi nostri appuntamenti ormai sono numerosi e ci porteranno verso il 25 marzo, che è stato battezzato ufficialmente come il Dante D, la giornata dantesca che ormai, anche grazie alla proposta partita dalle colonne del Corriere della Sera, è entrata nel calendario nazionale, che quindi si riproporrà ogni anno come un'occasione per conoscere sempre meglio, si spera, per leggere, per festeggiare il nostro maggior poeta nei luoghi pubblici della cultura, nei teatri, nelle biblioteche, nelle librerie, magari anche nelle piazze e soprattutto però nelle scuole. Questa sera abbiamo con noi Natascia Tonelli, che insegna letteratura italiana nell'Università di Siena e che si è occupata, oltre che di Dante, anche di Cavalcanti, di Petrarca, con numerosi saggi sul canzoniere, di Boccaccio e della lirica latina del Quattrocento. Va detto poi che anche negli ambiti della letteratura del Novecento, Tonelli ha dato degli studi importanti. In particolare mi fa piacere citare quelli su Giovanni Raboni, il quale Raboni è rimasto nella memoria del lettore del Corriere come uno dei più autorevoli e dei più rimpianti collaboratori dei decenni scorsi. Voglio anche ricordare che i nostri incontri danteschi sono ormai in corso da oltre un anno, inaugurati da un intervento di Alberto Casadei sul titolo della Divina Commedia e proseguiti con Lucia Battaglia Ricci, che ci ha parlato delle immagini, delle illustrazioni del poema, con Luca Seriani, che ha illustrato il Dante padre della lingua, con Giuseppe Antonelli sulla presenza della commedia nella cultura popolare, con Giulio Ferroni, che ha percorso la geografia del poema, e con Stefano Prandi, che nel mese scorso ci ha parlato dell'eredità di Dante nella poesia italiana del Novecento. Per chi non lo sapesse, faccio presente che tutte le lezioni sono disponibili in video nel sito della Fondazione del Corriere. Stasera Natascia Tonelli ci parlerà, come sapete, delle figure femminili della commedia, da Francesca a Beatrice, e questa è l'occasione migliore per ricordare un grande studioso e un grande amico del Corriere come Marco Sant'Agata, di cui è uscito per il Mulino proprio in questi giorni un importante volume, purtroppo postumo, intitolato appunto Le donne di Dante, e che si sofferma non solo sui personaggi del poema, ma anche sulle figure femminili che hanno accompagnato la biografia del poeta, e dunque, comprendendo anche la figlia Tana, la moglie Gemma Donati, la sorella Tana, la moglie Gemma Donati e la figlia Antonia. A questo punto non mi resta che cedere la parola a Natascia Tonelli, ringraziandola per aver accolto il nostro invito e ringraziando con lei anche l'attrice Valeria Perdonò, che accompagnerà la lezione con alcune letture tratte dalla commedia. E dunque, con questo vi auguro un buon ascolto e una buona serata. Grazie, grazie. Sono effettivamente tante
le figure femminili della commedia e alcune di loro sono presenti nell'affascinante volume di Marco Sant'Agata che ha appena ricordato Paolo Di Stefano e al quale appunto Paolo Di Stefano ha dedicato qualche giorno fa una bellissima recensione. Io parlerò in realtà solo delle due a titolo, Francesca e Beatrice. E parlerò dei percorsi del desiderio che queste due figure illustrano nel poema, e poi anche di una terza, una figura inquietante, sognata da Dante personaggio, figura che svela gli inganni del desiderio, svela gli inganni della passione senza la guida della ragione. Francesca è il primo grande incontro di Dante nell'oltretomba. Come si sa, dopo la Valle Oscura e la collina che ascende insieme a Virgilio, dopo la porta dell'Antinferno e l'attraversamento dell'Acheronte, quella enorme, infinita galleria di storie, di personaggi e di vite della commedia viene inaugurata proprio da questa donna. Dante convoca le due anime abbracciate che volano tra i venti tempestosi della bufera infernale. Questi si separano dalla schiera degli amanti, quelli famosi del passato, una schiera che prende il nome da Didone, questo è bene ricordarlo, e che quindi è radunata sotto il segno di Didone, e dei due è Francesca che parla. Dante quindi concede a Francesca da Rimini uno spazio di parola fra i più ampi di tutto il poema. Ora prego Valeria di leggere il primo passo dal quinto canto dell'Inferno. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme, al dolce nido vegnon per l'aere dal volere portate. Cotali uscir della schiera ov'è Dido, a noi venendo per l'aere maligno, sì forte fu l'affettuoso grido. O animal grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi c'hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire e che parlarvi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento, come fa, ci tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il po' discende per avere pace coi seguaci sui. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da lor ci fu porte. Quando io intesi quell'anime offense, chinai il viso e tanto il tenni basso finché il poeta mi disse che pense. Quando risposi, cominciai, oh lasso, quanti dolci pensier, quanto disio, menò costoro al doloroso passo. Poi mi rivolsi a loro e parlai io. E cominciai, Francesca, i tuoi martiri a lagrimar mi fanno tristo e pio. Ma dimmi, al tempo di dolci sospiri, a che e come concedette amore, che conosceste i dubbiosi desiri? E quella, a me, nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice, né la miseria, e ciò sa il tuo dottore. Ma sa conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancialotto come amor lo strinse, soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse,
quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirto questo disse, l'altro piangea, sicché di pietade io venni men così come io morisse. E caddi come corpo morto cade. Grazie. Grazie. Allora, quali siano state realmente le ragioni profonde, che forse furono ragioni politiche di quel doppio omicidio? E comunque ci tengo a sottolineare che è dal racconto di una donna assassinata dal marito che ha triste inizio anche il poema di Dante. Ecco, qualunque sia stata la ragione, la vita e la morte di Francesca per noi sono soltanto letteratura, nel senso che non abbiamo nessuna documentazione che ce la narri o che ce la confermi, e la sua realtà per noi rimane una realtà di carta, per la quale ha rappresentato un ruolo davvero decisivo la narrazione che ne ha dato Boccaccio. Boccaccio, infatti, inaugurando le letture d'Antis con quella tradizione che ancora oggi continua, e quindi con la sua lettura pubblica del poema, ha dato un'interpretazione di Francesca che la vuole vittima del marito e anche scagionabile dal punto di vista dell'adulterio. Perché vittima e perché scagionabile da questa colpa? Perché, come si sa, Boccaccio ritiene che Francesca, narra che Francesca sia stata ben due volte tradita, ingannata, sposata per procura da Gianciotto, vecchio e storpio, vede arrivare a Rimini il bel Polo, Paolo, il fratello di Gianciotto, e pensando che si tratti del suo promesso sposo, se ne innamora immediatamente, improvvisamente e naturalmente per sempre. Francesca, però, quando incontra Dante, parla a lungo a quello che sarà il suo poeta e ricorda per lui il tempo felice nel suo eterno presente di sventura, facendo iniziare quell'amore dalla lettura di un libro d'amore, l'amore di Ginevra e Lancillotto, per colpa del quale o grazie al quale Dante, come abbiamo sentito, dice che amore concedette che i due divenissero amanti. Noi leggevamo un giorno per diletto, ma abbiamo anche sentito leggere la triplice anafora con la quale Francesca sostiene qui nell'inferno gli alti ideali d'amore che l'hanno condotta al dubbioso passo. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, amor che nullo amato amar perdona, amor porta entrambi alla morte, che non cancella l'amore. Si tratta di regole auree dello stil novo, le regole dell'amore stil novista, quelle stesse regole nelle quali Boccaccio evidentemente dimostra ancora di credere quando scagiona Francesca dicendola innamorata da subito e per sempre alla prima vista di Paolo. Forse è perché sono messe in bocca a Francesca, cioè a una donna che nell'interpretazione di critici recenti queste regole stil noviste, diciamo, si trasformano in un banale alibi per una specie di intellettuale di provincia. È stata detta una Bovary del 200.
Io mi chiedo davvero se non si tratti di posizioni critiche molto segnate dal fatto che provengono dal punto di vista privilegiato, orientato ovviamente sul maschile. Perché in realtà io credo che Dante qui voglia innanzitutto presentare una donna colta, all'origine della cui vicenda di passione si trova un libro. Alla fine della quale troviamo la sua capacità di attingere di fatto a un estesissimo repertorio letterario e anche di fare uso delle risorse retoriche più raffinate. Abbiamo sentito il suo discorso, per ricapitolare quella storia, per manifestare anche l'orgoglio, la fierezza di averla vissuta e anche l'intento di non tradirla, in eterno, per quanto Francesca a causa di quella storia si trovi all'inferno. In questo Francesca non era sola, non fu la prima per la quale i libri furono sia strumento d'amore e poi anche mezzo per riscattare quell'amore. A monte della storia di Francesca possiamo trovare altri personaggi letterari, personaggi di romanzo, ma anche donne realmente vissute. Fra queste ultime ne ricordo una che è una straordinaria figura di intellettuale, un'intellettuale parigina, quindi su di lei non grava, ecco, questa ipotesi di provincialità, vissuta nel XII secolo e che andava famosa proprio per la sua dottrina. Sto parlando naturalmente di Eloisa, Eloisa che ebbe come istitutore privato, il più famoso dei magistri del suo tempo, cioè il grande filosofo Pietro Abelardo. Ed è lo stesso Abelardo che in una lettera dove racconta la storia delle sue disgrazie, l'Historia Calamitatum, ci dice del travolgimento erotico che li ha presi, mentre maestro e allieva studiavano con i libri di filosofia o di teologia aperti davanti, nonostante il libro, la passione reciproca distoglieva gli occhi dallo studio, distoglieva gli amanti dalla lettura e le mani lasciavano le pagine dei libri per correre ai corpi. Leggere il quinto canto dell'Inferno, però, più della storia raccontata da Abelardo nella sua lettera, quello che conta sono le parole stesse di Eloisa. Eloisa che appunto da giovane fu sedotta dal maestro, poi fatta forzatamente monaca e divenuta nel tempo, badessa. Anche a grandissima distanza di tempo, scrive in risposta ad Abelardo e ricorda proprio i momenti felici del passato e con quella che è la sua straordinaria personalità intellettuale e la sua cultura insiste sul valore del suo amore, un amore che ancora la stringe e che non verrà mai meno, lo protesta come eterno nonostante la loro condizione di religiosi, un amore nato sui libri di studio che però è un amore immoderato, così specifica Eloisa. Che ancora domina i suoi sentimenti e Luisa lo difende nei suoi scritti con tutte le risorse della letteratura che lo studio le ha insegnato. E infatti usa gli stessi artifici retorici che troviamo prestati da Dante a Francesca e anche per Eloisa, e questo è un punto, diciamo, di convergenza molto forte, è il modo violento e cruento, come sappiamo, in cui Pietro le fu tolto, è il modo che ancora l'offende. Francesca, nelle parole che Dante le presta, svela
così il potere seduttivo della lettura e della letteratura, e attraverso la letteratura nobilita la sua passione e rivendica l'amore che s'apprende nei cuori gentili, lei che gentile è non soltanto di cuore ma anche di sangue, e fa originare la sua storia d'amore nella letteratura cortese e snocciola anche una serie infinita di citazioni e di allusioni letterarie, che sono Boezio, Guinizelli, Cavalcanti, il Cantare di Florio Biancifiore, i romanzi di Lancillotto, ma è soprattutto Virgilio che compare in questi versi, a partire naturalmente dall'eroina eponima della Schiera Diamanti in cui Paolo e Francesca si trovano, Didone, e poi per seguire con gli omaggi e citazioni vere e proprie dall'episodio più famoso dell'Eneide, che è appunto quello dell'amore fra Enea e Didone, nessun maggior dolore, eccetera, eccetera, rivolgendosi proprio a Virgilio. Ma Dante poeta, che giudizio dà di questa che di fatto è l'eroina più famosa della storia della letteratura d'amore? Francesca è dannata, inevitabilmente, anzi, come ho detto, è la prima dei dannati che Dante incontra. Ovviamente il sistema morale e teologico nel quale è inserita la commedia non può che punire questo peccato di incontinenza amorosa di cui si sono macchiati Paolo e Francesca. Io però non credo sia vero, come comunque in genere si tende a pensare, che insieme a Francesca venga condannata tutta la letteratura d'amore che Dante aveva amato fin lì, perlomeno fin lì, e anche scritto, cioè che tutta la letteratura d'amore sia da considerarsi galeotta, cioè causa della perdizione, e anche emblema di quel passato di Dante, un passato certamente colpevole, che attraverso il viaggio penitenziale della commedia Dante intende purgare. Ovviamente c'è amore e amore, quindi al di là dell'adulterio e al di là dell'incesto che pure qui si consuma, quello che di questo episodio attiene strettamente, direi anche intimamente, non soltanto al personaggio Dante nel questo suo percorso nel poema, ma proprio anche al poeta e autore, è la divaricazione fra ragione e passione, ragione e talento, fra ragione e desiderio dei sensi. Questa divaricazione Dante l'aveva già impostata e l'aveva dichiarata colpevole, ovviamente, all'altezza della vita nuova, del suo libello giovanile. E in quel romanzo giovanile tale lontananza fra amore e ragione era funzionale a sottolineare l'eccezionalità dell'amore specifico che vi era raccontato, cioè poi alla fine l'eccezionalità della donna oggetto di quell'amore. Perché per quanto acceso, per quanto profondamente anche fisico e passionale fosse stato in alcune fasi del racconto, peculiarità straordinaria di Beatrice era appunto che l'amore per lei non fosse mai andato disgiunto dalla ragione. Passiamo così a Beatrice e chiedo a Valeria di leggere dal 30° del Purgatorio. Tutti dicean benedictus qui venis, e fior gittando e di sopra e d'intorno,
Manibus, o date Lilia plenis. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel di bel sereno adorno e la faccia del sol nascere ombrata, sì che per temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata. Così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù e in giù dentro e di fuori, sovra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve, sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. E lo spirito mio, che già cotanto tempo era stato che la sua presenza non era di stupor, tremando, affranto, senza che degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza. Tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù, che già m'avea trafitto prima ch'io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto, per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue m'è rimaso che non tremi. Conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé. Virgilio, dolcissimo padre. Virgilio, a cui per mia salute diemi. Né quantunque perdeo l'antica madre, valse alle guance nette di rugiada che lagrimando non tornasser atre. Dante, dunque, è giunto, infine, sul pianoro che sovrasta la montagna del Purgatorio. È giunto alla foresta antica dell'Eden, al paradiso terrestre. E ecco che, reclamata dal latino del Cantico dei Cantici, cioè dalla tradizione amorosa della Bibbia, Veni, sponza del Libano, e poi reclamata dal latino dell'Eneide, quando dice offrite, bracciate di gigli, con il latino che rende ancora più solenne il momento dell'incontro, ecco che in una nuvola di fiori appare, velata, e quindi ancora con il viso che non è attingibile in tutto lo splendore della sua bellezza rinnovata, che è la bellezza delle anime beate, ecco che donna gli apparve. E Beatrice dunque disbrama, come dirà nei canti successivi, la decenne sete di Dante e gli si mostra. È un nuovo sole che nasce per Dante. E Borges, se Borges, che è stato un grandissimo lettore della commedia, diceva di sé di essere un lettore edonico, e cioè un lettore che nei testi che legge va in cerca di emozioni. Ecco, Borges in questo canto sicuramente ne avrebbe trovate e ne ha trovate parecchie. Le emozioni, fra l'altro, sono in primo luogo quelle di Dante stesso, sono lo stupore, la paura, la vergogna per le colpe che Beatrice, che assume un ruolo proprio di giudice, come ammiraglio si presenta ed è proterva e accusatoria, quindi queste colpe che gli vengono attribuite da Beatrice gli suscitano questo ventaglio di sentimenti, poi ancora anche angoscia, un'angoscia anche proprio fisica che si accompagna al pianto quando si scioglie il gelo del cuore. Però prima di tutto e soprattutto a fare così, a riempire la scena, sono le emozioni rivelatrici dell'amore ritrovato, che divampano in questi versi come se si diffondessero dalla fiamma viva del colore del vestito di Beatrice. È l'amore
per l'appunto, che ratto s'apprende, esattamente come il fuoco di Francesca, quello che aveva bruciato Francesca, ed è sempre quell'amore della migliore tradizione lirica, che dal doppiero, dalla fiamma che sale sul doppiero della canzone di Guinizelli, sembra arrivare qui a prendere possesso nuovamente del personaggio Dante. Infatti Dante dice: sente la gran potenza dell'antico amore e si ritrova improvvisamente di nuovo affranto, tremante, in un vero e proprio sconvolgimento fisico che è esattamente lo stesso che aveva provato da giovane quando magari sapeva che c'era presente Beatrice in un qualche luogo, come ad esempio in una festa di nozze, e senza nemmeno vederla, come avviene esattamente in questo posto, nell'Eden ora, senza nemmeno vederla, però la presenza di lei gli si fa sentire fisicamente nel tremuoto del suo essere, nel sangue che gli trema, e dà così segno anche visibile a chi sta vicino a lui, della passione che lo travolge. Quindi Dante qui riconosce i segni dell'antica fiamma, agnosco veteris, vestigia flamme. Traduce, appena prima che Virgilio scompaia per sempre, rivolgendosi a lui, traduce questo bellissimo verso dell'Eneide, un verso bellissimo e non casuale, un verso che non è innocente, citato alla lettera in questo punto. Infatti si tratta della dichiarazione che la regina di Cartagine fa a sua sorella, ma in realtà, come parlando a se stessa, al momento in cui ha la drammatica consapevolezza di essere fatalmente innamorata dell'esule troiano. Quindi Didone. Didone che a quest'altezza del purgatorio si ripresenta a contrassegnare in modo netto, inequivocabile, la tipologia d'amore che Dante riconosce ancora in sé e che confessa proprio a Virgilio. Quindi è ancora quel tipo d'amore che apparentemente domina la scena e che appunto contraddistingue il sentimento che coglie Dante con i suoi sensi stravolti e il cuore che trema, che sono ancora parole di Didone in quel passaggio straordinario che è l'inizio del quarto libro dell'Eneide. Di fatto siamo davanti a una specie di cortocircuito improvviso fra il pellegrino che avanza sempre più leggero sulla strada della salvezza e che già si è liberato di fatto dal peso di tutte le pie dei peccati che l'angelo gli aveva segnato sulla fronte, quindi è già avanti sul suo percorso di purificazione. Ma fa un cortocircuito con quel giovane fiorentino protagonista della vita nuova, della prima parte, diciamo meglio, della vita nuova, quando nella ragazza dei suoi sogni non aveva ancora individuato la donna della salute, o meglio, non aveva ancora individuato il giusto modo di amarla. Perché Didone? Perché Didone a questa altezza del percorso ricompare in modo così prepotente, con quel suo amore che conduce a morte? Didone con tutto quello che rappresenta per Dante, cioè per il poema che appunto dalla tempesta dei lussuriosi che vengono identificati con lei, ma anche per quello che Didone rappresenta per
per tutta la tradizione medievale e per quel mondo che è un mondo profondamente simbolico, che fra l'altro nel nome stesso di Didone leggeva il significato profondo della sua esistenza. Pensate che esiste un commento famoso all'Eneide di Virgilio, in cui si spiega il nome di Didone, lo si spiega così: Dido id est, cioè libido. Quindi e nel suo nome era segnato il suo valore, il suo significato. E perché Virgilio allora scompare proprio qui, proprio nel momento in cui Dante, gli si rivolge in modo così accorato, gli chiede aiuto e sembra che abbia così bisogno di lui? Io credo che a questo triangolo simbolico, Francesca, Virgilio, Beatrice, vada aggiunta una terza figura che Dante incontra, cioè che sogna nel cammino che lo conduce da Francesca a Beatrice. Siamo sulla quarta cornice del Purgatorio, siamo all'inizio del canto 19 e dopo che con Virgilio Dante nei canti precedenti a lungo discusso proprio dell'amore, di che cosa sia amore, di quale sia il giusto tipo d'amore e anche quale sia la giusta intensità nell'amore. Ecco, stanchissimo, Dante si lascia andare al sonno. Valeria, per favore, il canto 19° del Purgatorio. Nell'ora che non può al calor diurno intepidar più il freddo della luna, vinto da terra e talor da Saturno, quando i geomanti lor maggior fortuna veggiono in oriente, innanzi all'alba, sorgere per via che poco resta bruna, mi venne in sogno una femmina balba, negli occhi guercia, e sovra i piedi storta, con le man monche e di colore scialba. Io la mirava, e come il sol conforta le fredde membra che la notte aggrava, così lo sguardo mio le facea scorta la lingua, e poscia tutta la drizzava in poco d'ora, e lo smarrito volto, come amor vuole, così le colorava. Poiché l'avea il parlar così disciolto, cominciava a cantar, sì che con pena da lei avrei mio intento rivolto. Io son, cantava, io son dolce e serena, che marinari in mezzo mar di smago, tanto son di piacere a sentir piena. Io volsi Ulisse dal suo cammin vago al canto mio, e qual meco s'ausa, rado sen parte, sì tutto l'appago. Ancor non era sua bocca richiusa quando una donna apparve santa e presta, lungesso me per far colei confusa. O Virgilio, Virgilio, chi è questa? Fieramente dicea. Ed el venia con gli occhi fitti pur in quella onesta. L'altra prendea e dinanzi l'apria, fendendo i drappi, e mostravami il ventre. Quel mi svegliò col puzzo che n'uscia. Allora, questa femmina cosiddetta balba, balbuziente appunto, è guercia, storpia, senza mani e anche dilavata nel colore. È quindi un essere orribile e ripugnante, che però nel corso del sogno subisce una incredibile metamorfosi, perché il suo parlare si fa soave, il corpo si sviluppa meravigliosamente da quel moncherino che sembrava essere, e quel volto spento e smorto si ravviva
e l'incarnato anche si colora. Non solo, ma così trasformata, questa nuova immagine di donna inizia un canto di seduzione in cui si dichiara colma di piacere, ha tanto piacere in sé da saper appagare chiunque. E dice di se stessa che è stata lei, che è una dolce sirena, ad aver tentato Ulisse nel suo viaggio ed è lei sempre che in mezzo al mare ha il potere di sviare i naviganti dalle loro rotte. Nel sogno di Dante, improvvisamente abbiamo sentito appare un'altra donna, una donna santa e pronta a soccorrerlo, che richiama Virgilio al suo dovere. E Virgilio, come prendendo ispirazione, no, da questa donna, infatti tiene gli occhi fitti nella donna santa che evidentemente proviene dal cielo, si avvicina alla femmina Balba, che è ora però una dolce sirena, e con un gesto improvviso, anche diciamo pure violento, squarcia i drappi che rivestono questa dolce sirena, e così si svela, scopre il suo ventre. E se ne capisce di nuovo la natura autentica, e a questo punto non se ne coglie soltanto la natura esteriore, ma anche quella intima. È un ventre putrido, maleodorante, i cui miasmi hanno la forza di svegliare Dante. Sul significato di questo sogno, e sulle molte suggestioni ci si continua a interrogare. Io desidero sottolineare un aspetto che ritengo decisivo. Il radicale mutamento dell'immagine femminile non avviene spontaneamente, non avviene motu proprio come abbiamo visto tante metamorfosi, per esempio nella prima cantica. Qui, e Dante lo ripete, lo sottolinea più volte, sono gli occhi di chi guarda che agiscono sulla realtà e la deformano, o meglio, in questo caso la trasformano, migliorandola infinitamente. È sotto lo sguardo di Dante, quindi in virtù o a causa del suo sguardo, che quello che era deforme e sgradevole, e questo aspetto, diciamo, esteriore, ovviamente poi si vede che corrisponde anche a una bruttura interiore, che significa anche bruttura morale, questo aspetto orribile si altera al punto da apparire esattamente il suo contrario. Quindi quello che dà un'apparenza falsa e ingannevole, seducente, a una realtà che è invece tutta diversa, sono gli occhi di chi guarda. In questo caso gli occhi ottenebrati o abbagliati dall'amore di Dante, amore esattamente, perché Dante, come vi dicevo, lo ripete, dice: io la guardavo e il mio sguardo, le restituiva la voce piana, e le ridava vita e le ridava colore come amore vuole, cioè secondo i dettami dell'amore. Quindi si tratta di una femmina, di una trasformazione dovuta a un inganno, a un abbaglio d'amore. Amore che in questo caso è evidentemente desiderio e lussuria, perché desiderio e lussuria sono concetti o vizi che la sirena, che è un animale donna, e quindi un essere per sua natura doppio, perché ha una doppia natura, la sirena
incarna sia per Dante, ma anche usualmente rappresenta questo vizio, in particolare quello della lussuria, nell'universo simbolico del Medioevo. Allora, che l'amore renda ciechi è evidentemente un luogo comune. L'amore non solo rende ciechi, ma trasforma in bello e seducente e anche indegno di venerazione quello che bello magari non è affatto. Anzi, che come in questo caso può contenere e nascondere un pericolo potenziale anche di degenerazione morale. E la donna, cioè il corpo della donna, tradizionalmente, soprattutto ovviamente nella tradizione cristiana, è veicolo di un traviamento che viene esercitato appunto attraverso la seduzione, l'attrazione della bellezza. Potremmo dire ab eva principium. E in questo caso il simbolo della sirena viene a rappresentarlo in modo icastico. Però su questa tradizione di cui ho detto qualcosa, si innestano in modo anche potente, presupposti dal valore scientifico, e cioè si innesta la concezione patologica dell'amore che la medicina aveva contribuito a diffondere proprio in quei secoli, a partire per esempio da Avicenna, ma poi per tutti i medici che a lui si ispirarono. L'errore del giudizio, che sta alla base, all'origine della fissazione maniacale dell'immagine dell'essere amato, modifica la realtà e falsa la percezione, tanto che appunto l'amante ritiene che l'amata sia l'essere più bello e più affascinante del mondo. O anche per essere più prosaici e per citare un fortunatissimo trattato di medicina perfettamente contemporaneo a Dante, scritto da un medico che insegnava, quindi un professore, un magister che insegnava all'Università di Montpellier, quindi una delle più importanti università, particolarmente in campo medico dell'epoca, Bernardo di Gordon. Ecco, per citare lui, nel suo capitolo, lungo capitolo dedicato all'amore patologico, Bernardo di Gordon dice: quisquis amat ranam putatesse dianam. Quindi, se sei innamorato, ti sembrerà diana anche una rana. Prosaico e pedestre, ma non per questo meno scientifico. Bernardo di Gordon, fra l'altro, spiega come distogliere l'amante patologico dalle sue fantasie, e propone dei rimedi che, fra l'altro, sono molto, molto, molto vicini a questi versi danteschi, ma non voglio insistere su questo punto. Quello che invece voglio ribadire ed è una cosa ovvia, ma è bene insistere per non rischiare dei fraintendimenti: non tutti i tipi di amore determinano tale devianza della mente e dell'intelligenza, ovviamente. Si tratta solo di un amore eccessivo, di un amore smisurato, dell'amore oltre misura di natura, come lo definisce Cavalcanti, quello che ha rilevanza clinica perché mette a repentaglio la salute fisica e la salute mentale dell'amante. Questo perché? Perché subordina la ragione all'impulso del desiderio. E quindi torniamo ancora al binomio che caratterizza i lussuriosi, che appunto la ragione sommettono al talento.
quella condanna etica è al tempo di Dante corroborata anche dalla scienza medica, che è quella più all'avanguardia, del periodo. Ed è una scienza che, descrive come la facoltà estimativa, dell'individuo preda della passione, trasformi ciò che vede in qualcosa che non ha nessun rapporto con, la verità. Quindi, in questo sogno è come se noi assistessimo a una sorta di piccola, rappresentazione allegorica, di quello che significa il lasciarsi adescare, dall'amore, una drammatizzazione che si svolge in sogno di quello che produce l'amore quando agisce senza che, la facoltà più nobile dell'individuo lo controlli, quando appunto la ragione è annullata. Di solito si pensa che l'intervento per disvelare la vera natura della femmina balba venga realizzato dalla donna santa che scende dal cielo. Io invece credo, proprio perché Virgilio rappresenta la ragione umana, e che sia lui che interviene. Il passo dantesco lascia aperte entrambe le possibilità, ma il valore principale di cui è investito il personaggio di Virgilio della commedia è proprio questo, la ragione. E qui è la ragione che viene in soccorso di chi, abbagliato dell'amore, travisa completamente i dati di realtà. È proprio questo, tornando a Beatrice, è proprio questo che Beatrice rimprovera a Dante nel corso di questa sua lunga intemerata che gli rivolge al loro primo incontro dopo la morte, cioè di avere seguito delle false immagini di bene, di aver accondisceso alla tentazione della bellezza e dei piaceri mondani, e così di aver trascurato di seguire il sommo piacere che ovviamente lei sola in terra e anche dopo la sua morte poteva rappresentare. Insomma, di fatto Dante, quando si trova davanti a Beatrice nel paradiso terrestre, è ancora aggravato da quella colpa, tanto che è soltanto passando attraverso il processo che Beatrice gli riserva, passando attraverso l'ammissione di colpevolezza e alla piena confessione, poi alla vergogna e al pentimento, che alla fine Dante potrà immergersi nelle acque del fiume Eunoè e dimenticare quella colpa. Dante, ancora quando incontra Beatrice, non è libero dalla logica di quell'amore passionale, dall'amore dominato dal desiderio, e quell'amore che lo porta pure a non avere nemmeno una minima particella di sangue che non tremi quando sente la presenza di Beatrice, e lo porta a riconoscere in sé appunto i segni fatali dell'antica fiamma, quei segni d'amore che sono immutati e che lo riportano, come abbiamo detto, alla regina virgiliana e al suo significato simbolico. Naturalmente la Vita Nuova ci aveva raccontato una storia diversa, aveva raccontato la storia della sublimazione dell'amore e dell'idealizzazione della donna Beatrice, e soprattutto la scoperta di un amore che non chiede ricompensa, di un amore caritas, che ovviava al problema, tra l'altro, della morte di Beatrice, perché diventava la promessa di un amore eterno, e soprattutto la consacrazione avveniva di un amore che
che non tollerava di non essere accompagnato dal, come dice Dante, fedele consiglio della ragione. Però, se c'è un processo qui in purgatorio, e questo processo effettivamente c'è ed è durissimo per Dante difendersi, anzi Dante non si difende affatto, ammette tutte le sue colpe, questo processo è necessario. È necessario perché qualcosa è andato storto dalle promesse, dalle premesse della vita nuova e l'inizio della commedia. Il percorso di Dante non è stato un percorso lineare da Beatrice a Beatrice. Dante, lo sappiamo, ha abbandonato uno stile amoroso, ispiratogli da Beatrice, donna della salute, e quello stile amoroso poteva corrispondere soltanto all'amore per lei. Per questo Dante è sprofondato nella selva, per questo Beatrice è scesa fino all'uscio dei morti e soprattutto per questo gli ha messo accanto quello che aveva perso per strada, cioè quello che è rappresentato da Virgilio, e cioè la ragione, la guida della ragione. Dante ha peccato, Dante ha tralignato, perché nelle cose dell'amore, evidentemente, la ragione lo aveva abbandonato. E così, lungo la discesa del baratro infernale, poi su per l'ascesa del Monte del Purgatorio, ancora nelle cose d'amore, Dante non ha riconquistato la ragione, perché se Dante sviene per la pietà dei due cognati, mostrando così la sua intima partecipazione alla vicenda di Francesca, o Dante che trasforma la femmina Balba in una dolce sirena, come abbiamo visto, dimostra di avere ancora bisogno di Virgilio, che in quanto ragione lo aiuti a discernere la realtà nascosta dagli inganni della passione. Quindi Beatrice lo ha posto sotto una lunga tutela. Questa tutela non sarà più necessaria dopo che Dante, in seguito al processo che Beatrice gli fa, abbia ricapitolato minutamente, e con una nuova lucidità, con una lucidità riconquistata, gli errori della propria vita amorosa e quindi anche morale, dopo che ne abbia presa coscienza, che quindi abbia recuperato il senno e con il senno anche uno sguardo purificato nei confronti di Beatrice, che spenga tutti gli altri sensi. Infatti, con gli altri sensi spenti, ha inizio il canto 32° del Purgatorio, alla fine del processo di Dante. Ecco che a questo punto Virgilio, dolcissimo padre, questa Virgilio che è stata la ragione esterna, come la ragione d'appoggio di Dante personaggio, Virgilio può lasciarlo scemo di sé e non essere poi più rimpianto.